buonasera a tutti. Abbiamo iniziato con uno sguardo di speranza al futuro di questo nostro paese, grazie ai nostri ragazzi dell'Azione Cattolica. Se provo a strapparvi un sorriso prima di dare la parola al nostro ospite di questa sera, ecco, come cristiani siamo chiamati a essere ottimisti, a guardare il bicchiere mezzo pieno. Allora, pensavo, venendo qui in macchina, bicchiere mezzo pieno, se Carlo Cottarelli fosse diventato Presidente del Consiglio, probabilmente oggi non l'avremmo avuto qui. Magari sarebbe stato impegnato in qualche cabina di regia con i suoi ministri. Non penso a Bruxelles a cercare di salvare l'Italia da una procedura di infrazione, conoscendolo, però. Però ecco, siccome come cristiani siamo chiamati anche a essere dei realisti e abbiamo a cuore il bene comune, io credo, vero Alberto, che gli organizzatori di Cittadella Ascolta avrebbero volentieri fatto questo sacrificio. Però ci accontentiamo della sua presenza, che è un grande onore, e io vi ringrazio anche perché mi chiamate ogni anno a essere qui con voi ed è sempre un piacere. È un piacere per la qualità dell'iniziativa, per lo spessore degli ospiti, per l'occasione di riflessione che ci dà di portarci a casa qualche pensiero denso, importante, in un mondo in cui invece tante volte vediamo che si parla tanto ma tutto poi ci scorre addosso. Ecco, altro non mi sento di dire, una sola cosa però, non è solo questione di bilancio pubblico, sono molto contento che Cittadella Ascolta abbia messo questo tema al centro della sua riflessione quest'anno, perché come forse voi sapete il tema della ricchezza e del rapporto con i soldi ci tocca tutti, ci tocca molto oggi come Chiesa, è diventato un tema centrale nella riflessione della nostra diocesi di Padova. Da 2 anni la diocesi di Padova presenta e pubblica il suo bilancio, è una delle pochissime in Italia, è stata una delle prime, è un bilancio che di anno in anno diventa anche sempre più complesso, perché sapete, si dice diocesi ma poi in realtà sono moltissime le articolazioni. Bilancio 2018 sarà anche certificato e credo che questa sia una assoluta novità nel mondo della Chiesa italiana, ma non permetterci così una medaglietta al collo, no? Come ricorda sempre il nostro Vescovo Claudio, come usiamo i soldi dice più di tante parole, dice chi siamo, in che cosa crediamo, che cosa è davvero importante, no? Come spendiamo. E forse è una riflessione a cui anche come Chiesa siamo arrivati un po' tardi, con troppa prudenza, per tanto tempo il tema è rimasto un po' ai margini, adesso invece è centrale. E allora forse qui troviamo un naturale punto di contatto anche con quello che ascolteremo questa sera e con le riflessioni che farete poi durante l'anno. Che sia il bilancio di una diocesi come quello di uno Stato, l'esigenza di trasparenza, di coerenza, la capacità di investire sul futuro, a cui mi pareva giustamente dessero attenzione i ragazzi prima, l'attenzione a chi ha meno, ecco, credo siano percorsi fondamentali alla luce di una responsabilità etica che non può non fondarsi però proprio su un'analisi profonda, direi, del nostro rapporto con il denaro, prima ancora di come lo spendiamo, il nostro rapporto con il denaro, del valore che gli diamo, della libertà che abbiamo rispetto al denaro, tanto o poco che sia. E questo credo sia una riflessione a cui tutti quanti siamo chiamati, perché poi possa avere cittadinanza anche nel campo della gestione della cosa pubblica. Professor Cottarelli, grazie per essere qui con noi, io le lascio la parola e credo poi che alla fine avremo spazio anche per un po' di dibattito, quindi iniziate a prepararvi. Grazie. Buonasera, io sono molto contento di essere qui con voi. Sono quasi a casa, nel senso che mia moglie è di Bassano del Grappa, quindi sono molto lontano da qui. Vi parlo di questo libro che ho scritto, I 7 peccati capitali dell'economia italiana, che è motivato da un grafico che vi faccio vedere subito, però prima volevo fare un po' di pubblicità. Io adesso faccio il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani all'Università Cattolica di Milano, e ci potete seguire sia su Twitter che su Facebook, quindi se twittate diventate followers, mi farebbe piacere avere qualcuno di voi come follower. Allora, qual è il problema che ha ispirato questo libro? È un problema che è ben illustrato
da questo grafico. Che cos'è questa cosa? La linea blu vi dice come è andato il nostro reddito pro capite, il reddito medio italiano dal 1980. Quella è la linea blu, la linea rossa è quella, il resto dell'area dell'euro. E se voi vedete gli ultimi 20 anni non sono andati molto bene, noi adesso abbiamo lo stesso reddito al netto dell'inflazione, cioè in termini di potere d'acquisto, al netto dell'aumento dei prezzi, noi abbiamo adesso in media in Italia lo stesso livello di reddito che avevamo 20 anni fa, non siamo diventati più ricchi, il reddito è lo stesso. E questo è un fatto del tutto eccezionale, perché non c'era mai stato un ventennio dal 1861, cioè dall'Unità d'Italia, non c'era mai stato un ventennio senza crescita, tranne ovviamente quei ventenni che si sono conclusi nel 1944, nel 1945, cioè nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. È successo qualcosa di davvero eccezionale. L'economia italiana si è fermata, o meglio, prima cresceva ma poco e poi c'è stata la discesa, adesso abbiamo un po' di ripresa ma non molto. Allora, perché è successo questo? È stato naturale per me andare a rivisitare alcuni dei problemi di cui si parla da tanto tempo, che io vi illustrerò questa sera, e ne ho individuati prima 6 problemi, 6 peccati capitali, che sono molto importanti, però non erano sufficienti per spiegare quello che è successo, e poi ne ho dovuto introdurre un 7º, che è questa difficoltà a convivere con l'euro. Quindi adesso vi illustrerò brevemente questi vari peccati, poi vediamo l'euro magari in maniera più approfondita, perché abbiamo avuto difficoltà a convivere con l'euro, poi vediamo però come risolvere i primi 6 peccati, i primi 6 problemi ci aiuterà anche a convivere meglio con l'euro, tornare a crescere rapidamente. Io penso che questo è quello che dobbiamo fare, restare nell'euro, poi vi dirò perché. Per ognuno di questi peccati io vi faccio una breve illustrazione, spesso con confronti internazionali, e poi vi dico perché queste cose fanno male all'economia. Nel libro si parla anche delle soluzioni, come si può smettere di peccare, e si parla anche dell'origine dei problemi, perché ci sono questi problemi in Italia, però non c'è tempo di parlare di tutto questo stasera, per cui, come ho detto, farò soltanto l'illustrazione del problema e poi vedremo perché queste cose fanno male all'economia. E cominciamo con l'evasione fiscale. Questo grafico, la linea rossa è l'Italia, vi fa vedere il livello dell'evasione fiscale sull'IVA. Perché si prende l'IVA per i confronti internazionali? Perché esistono delle metodologie di calcolo dell'evasione che sono abbastanza standard da paese a paese. Ecco, questo grafico vi dice che noi siamo circa al 5º posto in Europa in termini di evasione fiscale, circa il 26% dell'IVA non viene pagato, questo nella media nazionale, perché poi al sud si è verso il 40%, al nord è un po' meno del 26%. In termini di miliardi, questo soltanto per l'IVA, in termini di miliardi, i ragazzi prima hanno citato, non mi ricordo quale giornale, in cui si diceva 108 miliardi di perdite di evasione fiscale ogni anno. Questa, scusate, è la stima ufficiale. In realtà la stima ufficiale non guarda a tutte le tasse e a tutti i contributi. Se si guardano tutte le tasse e tutti i contributi evasi, la stima secondo me è intorno ai 130 miliardi, forse anche qualcosa di più. 130 miliardi sono una marea di soldi, tanto per darvi una proporzione, la spesa per la pubblica istruzione, scuole elementari, medie superiori, le università, il totale sono 65 miliardi, l'evasione fiscale 130 miliardi, quindi il doppio di tutta la spesa per pubblica istruzione. Fa male questa all'economia italiana? Sì, fa male per tanti motivi, prima di tutto fa male ai conti pubblici. Tant'è vero che io ho calcolato, questo è un esercizio interessante che c'è sul libro, io ho calcolato che se l'evasione fiscale negli ultimi decenni fosse stata, non dico la metà, ma fosse stata più bassa di 1/8 soltanto, noi oggi avremmo un debito pubblico più basso di quello della Germania, quindi non avremmo più il problema dello spread, bisogna ridurre il DELA e l'austerità e la commissione di Bruxelles, eccetera. No, avremmo un debito più basso di quello della Germania.
se l'evasione fiscale negli ultimi 10 anni fosse stata di 1/8 più bassa, quindi un mucchio di soldi che sono stati persi. Poi l'evasione fiscale ha anche un altro problema, che siccome alcune imprese evadono, altre imprese non evadono, ci sono alcune imprese che si avvantaggiano e quindi mentre in un'economia di mercato dovrebbero vincere le imprese migliori, magari invece vincono quelle che riescono a evadere più degli altri. Secondo peccato, la corruzione. Questo è un indice preparato da Transparency International, questo istituto che fa analisi su diversi paesi della corruzione, e questo è una classifica basata sul, è un indice di percezione della corruzione. Cosa vuol dire? È un indice basato su sondaggi in cui si chiedono alle persone: voi pensate di vivere in un paese corrotto? E noi in queste classifiche siamo messi molto, molto indietro. Come vedete siamo a 54esima posizione. Siamo a livelli di, intorno a noi ci stanno alcuni paesi africani, ecco, siamo a questi livelli. Questo però probabilmente è un'esagerazione, nel senso che a noi italiani delle volte piace parlare male di noi stessi, parlare male dell'Italia e così via, e alcuni, in conseguenza di questo, alcuni negano il problema: no, non è vero che, noi, che c'è più corruzione in Italia degli altri paesi. In realtà, se si vanno a vedere altri indici, non di percezione della corruzione, ma di esperienza delle corruzioni, in cui le domande sono: ma voi negli ultimi 12 mesi siete venuti direttamente a conoscere fatti di corruzione? In questa classifica siamo messi meglio, ma rimaniamo comunque indietro rispetto ai principali paesi europei con cui noi dovremmo confrontarci, la Germania, la Francia e il Regno Unito. Qui siamo messi, siamo peggio, pecchiamo di più, anche se questa è un po' forse un'esagerazione. Fa male la corruzione all'economia? Sì, perché prima di tutto c'è un problema per i conti pubblici. Se ci sono attività di corruzione in un appalto pubblico, ovviamente lo Stato finisce per spendere di più di quanto dovrebbe spendere, perché qualcuno ci deve guadagnare ovviamente. E poi è di nuovo la corruzione distorce il meccanismo della concorrenza. Non vincono le imprese migliori, ma quelle che riescono a pagare la mazzetta e così via. E questo scoraggia l'investimento. Se io sono un imprenditore onesto che sta all'estero, deve decidere se venire a investire in Italia, dice: magari non vengo perché tanto poi lì non vince l'appalto l'impresa migliore, ma vince l'appalto l'impresa più disonesta. Quindi anche questo è un problema per l'economia. Terzo peccato, questo è uno dei miei preferiti, la burocrazia. Burocrazia vuol dire quanto è complicato per un cittadino, per un'impresa, avere a che fare con lo Stato. E questo indice è un indice della Banca Mondiale, il cosiddetto indice del doing business, cioè del fare attività di impresa. E come vedete, quest'anno eravamo molto, molto indietro nella classifica, 46esimo posto, avevamo guadagnato rispetto a qualche anno fa qualche posto, ma siamo molto indietro. Questo è un indice composito basato su diversi indicatori, per esempio quanto è complicato pagare le tasse, quanto tempo ci vuole per avere un permesso, si mettono tutti insieme e viene fuori questo indice in cui noi siamo indietro. La burocrazia fa molto male all'economia, troppa burocrazia fa molto male all'economia. Prima di tutto in termini di costi diretti. Questo è un numero che vi dico adesso, che poi riprenderò più avanti. È stato in parte citato dai ragazzi, ma io ho il numero complessivo. Cioè, è stato stimato, questa è una stima ufficiale fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che ogni anno le piccole e medie imprese per compilare i moduli spendono 31 miliardi. La cifra è enorme, quasi il 2% del PIL. E questo è il costo soltanto della burocrazia. È il costo che grava soltanto sulle piccole e medie imprese per dover compilare moduli. I costi della burocrazia però vanno ben al di là del costo di compilare moduli. Il costo principale forse è quello dell'attesa. Non poter svolgere un'attività perché si sta aspettando per mesi, per anni un certo permesso, perché certe decisioni vengono prese. Ecco, queste cose sono cose che scoraggiano gli imprenditori da crescere, da investire, da comprare nuove macchine, nuovi capannoni, perché se ci vuole tempo per fare tutte queste cose, beh, allora magari io vado a investire
da qualche altra parte del mondo. Qualche un paio di anni fa ho parlato con il signor Grom, quello dei gelati, delle gelaterie, che mi diceva che per aprire i suoi negozi a Tokyo ci è voluto un anno, per aprire i suoi negozi a Roma 7 anni, uno per Colle, non lo so, uno per Re di Roma. Quindi questa è una cosa che danneggia molto l'economia, come danneggia molto l'economia il peccato successivo. Anzi, prima di far vedere il peccato successivo, vi dico, se chiedete, ci sono dei sondaggi che sono citati nel libro, in cui si chiede agli imprenditori stranieri perché non vengono a investire in Italia. Ci sono 3 cose al primo posto. Al primo posto c'è la tassazione, che è troppo alta. Secondo, terzo posto, praticamente per i medici, sono la burocrazia e la lentezza della giustizia. Questi sono è la durata media dei processi in Italia che arrivano al terzo grado di giudizio, cioè in Corte di Cassazione. E la durata media era, nel 2014, poi le cose sono un po' ridotte, ma non di tanto, 7 anni e 8 mesi. No, guardate la Germania, 2 anni e 2 mesi. E lì è la cosa fondamentale, perché se voi siete un imprenditore e avete un contratto, la controparte non fa quello che dovrebbe fare, allora voi andate dal giudice e dovete aspettare in media più di 7 anni. Per avere ragione, beh, ma allora quel contratto non vale niente. E allora di nuovo, se c'è incertezza sul valore dei contratti, allora vado a fare un'attività di impresa in un altro paese, magari in Germania, appunto, dove le cose funzionano bene. Guardate la Francia, che è un paese molto burocratico, 3 anni, 5 mesi per la durata media dei... Le cose, come dico, sono migliorate un pochino di qualche mese negli ultimi 2 o 3 anni, però mentre si è ridotta la durata dei processi di primo e di secondo grado, però si è allungata quelli che arrivano in Cassazione, quelli sono diventati più lunghi, e quelli sono probabilmente, diciamo, i processi civili più importanti. E anche questa cosa è una cosa che fa moltissimo male all'economia e scoraggia gli investimenti. Quinto peccato. Ah, invece questi primi 4 peccati hanno a che fare con il rapporto del cittadino o l'impresa e la pubblica amministrazione. Il quinto peccato è qualcosa di portata più ampia. Forse ho schiacciato qualcosa di sbagliato. Quinto peccato è il crollo demografico. Qui la linea blu, ho messo anche per riferimento alla Svezia, però concentriamoci sulla linea blu che è l'Italia. Questo è l'indice di fertilità, cioè il numero medio di figli per donna, che alla fine degli anni 60 era di 2,5. Nella media nazionale le donne facevano 2,5 figli. Nel giro di 15 anni, cioè tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80, il numero medio di figli per donna da 2,5 diventa 1,4. E poi c'è un po' di su e giù, ma siamo rimasti sempre lì. Quindi il crollo, da volte si diceva il crollo c'è stato negli ultimi anni perché c'è stata la crisi economica, eccetera. No, la cosa ha origini molto più lontane. E ha un'origine che non ha a che fare con l'economia degli anni 70, noi crescevamo molto, ha a che fare con cambiamenti sociali, il fatto che il ruolo della famiglia è cambiato e tante cose sono cambiate negli anni 70. La mia generazione, quando è arrivata in età adulta, io sono del 54, ha deciso di fare meno figli. Una volta si facevano figli a 20 anni, quando la mia generazione è arrivata a 20 anni ha detto beh, ci pensiamo quando avremo 30 anni, 35 anni, così via. Questa cosa, questo crollo della fertilità ha conseguenze molto serie per l'economia. Una è ovvia, è sul numero dei nati. Se 20 anni fa nascevano meno bambini, dopo 20 anni ci sono meno adulti che entrano sul mercato del lavoro. Alla fine degli anni 50, nel fine degli anni 60 i nati
erano intorno ai 950.000. L'anno scorso sono stati, insomma, sono stati intorno a 450.000, cioè meno della metà. E quindi c'è un effetto semplicemente in termini di numeri, l'economia cresce bene, sono meno persone. Però la cosa interessante è che la produttività di chi lavora è più bassa in società in cui ci sono meno giovani. Cos'è la produttività del lavoro? Quante biciclette, poi torneremo all'esempio delle biciclette, quante biciclette si producono in una giornata di lavoro? Se io sono molto produttivo produco due biciclette, se io sono poco produttivo produco una sola bicicletta. La produttività media di un paese dipende dal numero di giovani che ci sono, perché anzi la crescita, addirittura la crescita, quanto da un anno all'altro la produttività cresce, dipende dalla struttura demografica, da quanti giovani ci sono. Perché così non è chiaro, ma una spiegazione è che i giovani sono più creativi e quindi si inventano più cose, fanno crescere più l'economia. Un'altra è che se io ho dei figli, io magari lavoro di più, faccio gli straordinari, in una giornata di lavoro produco di più perché devo dare un futuro ai miei figli. Se io non ho figli, tanti dei miei compagni di scuola non hanno fatto figli. Quando io alcuni gli chiedo: ma perché non avete fatto figli? E alcuni di questi mi dicono: così ho fatto la vita più comoda. Non hai dovuto cambiare i pannolini, eccetera. E allora, avendo fatto la vita più comoda, lavori anche di meno, fai più vacanze. Quindi, fatto sta che per un motivo o per l'altro, la crescita della produttività, che appunto influenza sulla crescita complessiva dell'economia, quanto si produce in un anno, quanto cresce il prodotto interno lordo, il famoso PIL, dipende appunto anche dalla struttura demografica. Il sesto peccato capitale è il divario tra il sud e il resto del paese. Allora, questo grafico, questa linea blu, è il rapporto tra il reddito del sud e quello del resto del paese, del centro-nord. E dal 1861, cioè dall'Unità d'Italia. Come vedete, il rapporto nel 1861 era intorno a 1, e quindi è un rapporto, mi devo dire che il reddito del sud del paese era più o meno uguale a quello del resto del paese. Poi per 20 anni non succede niente, poi c'è il tracollo, il reddito del sud cresce molto meno e il rapporto tra il reddito del sud e quello del resto del paese scende. E all'inizio degli anni 50 del secolo scorso il reddito medio del sud era meno della metà, non di quello delle regioni più ricche del nord, e meno della metà di quello del resto del paese. Poi c'è stato il miracolo economico, il sud è cresciuto più rapidamente, poi un po' di su e giù, insomma adesso il reddito di un cittadino italiano medio nel sud Italia è il 58% di quello del resto del paese. E questo ovviamente, per motivi puramente direi aritmetici, riduce la media nazionale. Se il sud avesse un reddito pari a quello del resto del paese, noi oggi avremmo un reddito pro capite uguale a quello della Francia, mentre invece siamo parecchio più indietro. Ecco, questi sono i primi 6 peccati capitali. Perché ne ho dovuto aggiungere un ottavo? Perché nonostante tutti questi peccati capitali danneggino l'economia, e quindi tendono ad abbassare il PIL e il suo tasso di crescita, e io cercavo, sono tutti peccati che hanno un'origine piuttosto lontana. Mentre io il problema che cercavo di spiegare era che cosa era successo negli ultimi 20 anni. Perché vedete, noi fino a 20 anni fa il nostro reddito cresceva più o meno come quello degli altri paesi dell'area dell'euro, reddito pro capite. Allora, cosa è successo 20 anni fa? Queste cose, l'evasione fiscale, beh, c'era anche prima, c'era anche negli anni 90, anzi ancora negli anni 80 era ancora peggio, era più forte l'evasione fiscale, per esempio, di quella che abbiamo adesso, e così via, anche le altre cose. Allora, sono dovuto andare a vedere qualcos'altro che era successo 20 anni fa. E che cosa era successo 20 anni fa? Siamo entrati nell'euro, da cui appunto il settimo peccato capitale che ho chiamato la difficoltà a convivere con l'euro. Allora, c'ho un grafico poi da farvi vedere anche su questo, però prima lasciate che vi racconti la storia per spiegare
che cosa è andato storto con l'euro. Io però poi vi dico la conclusione, perché la conclusione è che io credo che noi dobbiamo rimanere nell'euro. Sarebbe sbagliato uscire dall'euro e credo che sarebbe molto costoso e credo che possiamo tornare a crescere rimanendo nell'euro se facciamo certe cose. E la storia che adesso vi racconto vi spiega anche quali sono poi le cose, vi spiega che cosa è andato storto con l'euro, perché questo è molto importante da capire. Molti, quando parlano male dell'euro, c'è tanta gente che vorrebbe uscire dall'euro, lo fanno in maniera non specifica. Ma andiamo a vedere che cos'è che è andato storto con l'euro. Allora, la storia è questa. Voi pensate, immaginatevi di essere un imprenditore che produce biciclette, per questo torneremo alla bicicletta, e producete biciclette che poi vendete sui mercati internazionali, perché sono delle belle biciclette che vendete esportate e così via, e per costruire una bicicletta vi servono 100 euro, perché ci dovete pagare gli stipendi, i salari di chi lavora per nell'impresa di bicicletta, le materie prime che comprate, costa 100 euro. In Germania c'è un altro imprenditore tedesco che produce biciclette uguali alle vostre e anche lui spende 100 euro quest'anno, anche lui ha gli stessi costi, eccetera. La bicicletta costa da 100 a voi, poi la vendete a un prezzo un po' più alto perché ci volete fare un margine di profitto, la vendete a 110, quindi 100 sono i vostri costi, la bicicletta la vendete a 110 e fate un profitto di 10. Lo stesso il tedesco, costi di 100, la vende anche lui a 100, la vende anche lui a 110, fa anche lui un profitto di 10. Quindi siete, in questo caso gli economisti dicono, siete ugualmente competitivi, avete gli stessi costi, quest'anno. L'anno dopo, per costruire la bicicletta non mi servono più 100 euro, ma me ne servono 110. Perché? Perché ho dato aumenti di stipendio, ho dovuto pagare di più l'elettricità che compravo, le cose che mi vendevano i miei fornitori, cioè i miei costi di produzione da 100 diventano 110. In Germania invece sono rimasti 100. Allora sì, noi economisti diciamo in questo caso si perde competitività. Perché? È abbastanza ovvio. Se i miei costi di produzione sono adesso costruire una bicicletta mi costa 110, allora io posso fare due cose. Una, dire io a 110 voglio mantenere il mio margine di profitto e quindi la bicicletta la vendo a 120 e continuo a guadagnarmi 10 per ogni bicicletta venduta. Il problema è che la mia bicicletta adesso la vendo a 120, la bicicletta tedesca continua a essere venduta a 110, allora la gente va a comprare la bicicletta tedesca e io non riesco più a vendere le mie biciclette. Allora posso fare un'altra cosa, io dico, vabbè, faccio un sacrificio, mi sono aumentati i costi, però io non li faccio pagare a chi mi compra le biciclette, mantengo il prezzo della bicicletta a 110. A questo punto i miei costi sono 110, la bicicletta la vendo a 110, non faccio più profitto. Vendo ancora perché riesco a vendere perché la mia bicicletta è 110, costa 110 come la bicicletta tedesca. Però non faccio profitti. Allora dopo, se non faccio profitti non investo più. E allora dopo un po' le mie macchine si rompono, devo chiudere e vado a investire da qualche altra parte del mondo. Ecco, più o meno questo è quello che è andato storto con l'euro. Noi siamo entrati nell'euro e abbiamo perso competitività perché i nostri costi di produzione per un po' di tempo, soprattutto i primi 10 anni dell'euro, sono cresciuti più che in Germania. E il grafico che ve lo fa vedere per l'intera economia, questa non è più l'impresa di biciclette ma è l'intera economia, questo grafico intitolato la difficoltà a convivere con l'euro vi fa vedere i costi, questo in particolare il costo del lavoro per unità di prodotto, il discorso più generale riguarda in generale i costi di produzione, questo è il costo del lavoro per unità di prodotto, quindi al netto di quanto si produce, in Germania e in Italia. Guardate la linea blu, questo comincia dal 2000 e nei primi, dal 2000, in realtà si può partire dal 99 fino al 2007-2008, i costi di produzione medi in Italia sono aumentati del 30%. La Germania zero, vedete la linea è piatta inizialmente,
E quindi il produttore di biciclette medio italiano, non di biciclette ma di tutto quello che si vende sui mercati internazionali, ha perso competitività. E appunto si è posto, avendo aumenti di costi che aumentavano più di quelli della Germania, riusciva a vendere di meno e riusciva a esportare di meno, cioè le esportazioni sono quelle che uno riesce a vendere all'estero. La linea blu, che è quella, è la linea, è l'Italia, è la linea più bassa, e vedete che si apre un divario tra la nostra capacità di vendere all'estero e di esportare e la capacità di esportare alla Germania. Ora, qui in Veneto, il Veneto, sapete, è un grande esportatore di prodotti. Si dice che la provincia di Treviso esporta più di tutta la Grecia, per esempio. Però negli ultimi 20 anni questa capacità nostra di esportare, cioè di vendere all'estero e quindi ricevere soldi dall'estero per quello che vendevamo, si è indebolita, perché abbiamo perso competitività, soprattutto nei primi 10 anni di vita dell'euro. Poi vedremo cosa è successo dopo. Allora, di fronte a questa cosa, chi sostiene che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro dice: ma se noi uscissimo dall'euro e reintroducessimo la nuova lira, potremmo ricominciare a fare quello che facevamo negli anni 70, negli anni 80 e gli anni 90. Perché anche prima di entrare nell'euro noi avevamo più inflazione che negli altri paesi. Cosa vuol dire più inflazione? Vuol dire che i nostri costi, i nostri prezzi aumentavano più rapidamente che in Germania. Negli anni 70 noi avevamo l'inflazione al 20%, cioè in un anno i nostri prezzi, i nostri costi aumentavano del 20%, in Germania del 5-6%. Però negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 non era un problema questo, il fatto che i nostri costi aumentavano più rapidamente, perché non avevamo la stessa valuta della Germania, perché noi ogni tanto svalutavamo la lira nei confronti del marco tedesco. E svalutando, dopo la svalutazione, entravano nella cassa del produttore di biciclette più soldi. Cioè vendessero, all'epoca per esempio le biciclette costava 100 euro, dopo la svalutazione per 100 euro mi entravano più lire nelle mie casse, e con quelle più, con quelle maggiore quantità di lire io riuscivo a compensare il fatto che i miei costi erano aumentati. Allora, perché non si può tornare a fare questo? Appunto, alcuni dicono che dobbiamo esattamente tornare a fare questa cosa. Allora, mia posizione è che prima di tutto uscire dall'euro è costoso, adesso vedremo perché, e poi noi possiamo riprendere a crescere se facciamo certe cose anche rimanendo nell'euro, cioè riusciamo a recuperare competitività non svalutando la nostra liretta nei confronti del marco tedesco, anzi scusate, dell'euro, perché adesso abbiamo l'euro, la Germania usa l'euro, ma facendo altre cose, recuperando sotto un altro punto di vista, e poi vedremo che cos'è questo altro punto di vista. Ma vediamo prima di tutto perché è costoso uscire dall'euro. E torniamo all'esempio del produttore di biciclette. Produttore di biciclette, l'Italia esce dall'euro, l'euro si svaluta rispetto, scusate, la nuova lira si svaluta rispetto all'euro, e la bicicletta la vendo sempre per 110 euro per bicicletta, ma dopo la svalutazione mi entrano più soldi nelle casse dello Stato. Con quei soldi i profitti dell'imprenditore che produce biciclette aumentano, e magari l'imprenditore ricomincia a fare investimenti e a crescere e così via. Il problema è che questo succede se i salari non cambiano, se i salari stanno fermi, perché se i salari aumentano, allora con i maggiori soldi non li prende l'imprenditore ma vanno a compensare il salariato. Però se i salari invece stanno fermi, e allora chi ha un reddito fisso, chi riceve quei salari, ha minore potere d'acquisto, riesce a comprarci meno cose, perché tutto, con la svalutazione, tutto quello che si importa dall'estero costa di più, la benzina costa di più. Se io tengo i salari fermi, il mio potere d'acquisto dei salari si riduce. Questo è un primo costo, cioè la svalutazione porta sia a un riequilibrio nelle casse dell'impresa, ma
al prezzo di un taglio dei salari, del potere d'acquisto dei salari. Primo costo. Secondo costo, beh, se vi siete indebitati in euro, perché ci avete comprato la casa, ci avete il mutuo, la rata dell'ipoteca da pagare, e il vostro reddito è in nuove lire che si sono svalutate, che si svalutano rispetto all'euro, beh, il peso del vostro debito diventa più pesante. Lo stesso vale per lo Stato. Lo Stato, se è indebitato in euro, avrebbe un reddito da tasse di nuove lire e lo Stato sarebbe in difficoltà. Però lo Stato può fare qualcosa di più furbo. Per legge potrebbe convertire il proprio debito da nuove lire, da euro in nuove lire. Però a questo punto chi ci perde è chi ha prestato soldi allo Stato. Voi avete prestato, avete comprato BTP, avete in questo modo dato soldi allo Stato e vi vengono restituite nuove lire che si sono deprezzate rispetto all'euro. Poi c'è un terzo tipo di costi che riguarda quello che succede dopo che c'è stata dopo la svalutazione iniziale per recuperare competitività, ci sarebbe un altro problema. Voi non volete vivere e tornare agli anni 70 quando c'era Celentano che cantava Svalutation perché si continuava a svalutare. Vorreste comunque tornare a una certa stabilità, non vorreste avere l'inflazione al 15% ogni anno, eccetera, la lira che continua a svalutarsi nei confronti dell'euro. E bisognerebbe dare una certa stabilità. E dare stabilità a una nuova moneta che si è appena svalutata del 20-30%, questo è l'ordine di grandezza di cui si parla, non è così facile. Pensate di essere pagati, il vostro stipendio viene dato un certo giorno del mese, siete pagati in nuove lire e vi chiedete: ma io che faccio con queste nuove lire? Me le tengo in tasca? Ma se me le tengo in tasca, fra un mese, due mesi, tre mesi, io con queste nuove lire ci compro le stesse cose che ci compro oggi, oppure i prezzi saranno aumentati quindi ci compro meno cose? Allora dite, tanto per stare sul sicuro o sicura, io vado in banca e mi compro euro con queste nuove lire, perché io so che l'euro mantiene il proprio valore nel tempo. L'euro è una moneta che per 20 anni ci ha dato un'inflazione bassa. Allora faccio questo, vado in banca, me le cambio in euro e sto tranquillo. Però se tutti fanno così, allora la lira, tutti si vogliono liberare delle nuove lire, la lira continua a indebolirsi nei confronti dell'euro e si cade in questo problema che avevamo negli anni 70, che non piaceva a nessuno, che la lira continuava a perdere valore, la liretta la chiamavamo. Per evitare questo ci sarebbe una soluzione. La Banca d'Italia potrebbe dire: ma noi teniamo alti tassi di interesse sulle attività finanziarie, per esempio i depositi bancari, in nuove lire. Allora la gente sarebbe compensata da tassi di interesse più alti, del 15-20%, però a questo punto si ripone il problema di avere tassi di interesse molto elevati, che non fanno bene all'economia. E probabilmente anche i conti pubblici dovrebbero essere molto più stretti di quanto lo sono ora. Questi sono i primi tre problemi: tagli ai salari reali, aumento del debito, del peso del debito per chi si è indebitato in euro, e terzo, necessità poi di fare delle politiche monetarie e di conti pubblici piuttosto restrittive. C'è poi un ultimo problema che secondo alcuni non è neanche una difficoltà a uscire dall'euro, è proprio un impedimento assoluto. Questa è una materia un po' tecnica, e io non sono un esperto in quest'area, ma ve la spiego lo stesso. Ha a che fare con il cosiddetto sistema dei pagamenti. Quando voi fate un bonifico, andate al computer, fate un bonifico trasferendo soldi da un conto all'altro, magari di un'altra banca, dietro questa semplice operazione c'è un sistema di interrelazioni elettroniche tra banche, una rete di relazioni elettroniche che è il sistema dei pagamenti e che è scritto per funzionare in euro. E gli esperti dicono che per riscriverlo e farlo funzionare anche in nuove lire servirebbero circa 12 mesi. Allora che fate? Annunciate che fra 12 mesi uscirete dall'euro e intanto vi mettete a fare la riforma del sistema dei pagamenti? Impossibile, sarebbe il caos più completo. Fate la preparazione in segreto? Guardate, Savona ha detto che bisogna prepararsi, ci può essere il cigno nero, l'imprevisto. Non si può preparare, scrivere in segreto un sistema di pagamenti, perché questo appunto comporta
un'interrelazione tra diverse banche, le banche centrali di altri paesi e le banche centrali europee. E secondo alcuni esperti è impossibile uscire dall'euro. Ora, non lo so se sia impossibile o meno, fatto sta che certo è difficile. Però uno dice, ma certo, dottor Cottarelli, tutte queste cose sono difficili da fare, ci rendiamo conto che c'è un costo uscire dall'euro, però se non c'è altra soluzione non vogliamo continuare a crescere meno degli altri paesi europei, dobbiamo recuperare competitività, dobbiamo fare in modo che il produttore di biciclette possa ricominciare a investire, a fare profitti e a far crescere l'economia e ad assumere più persone. E come facciamo se non possiamo svalutare? Io dico, fortunatamente c'è un'altra via d'uscita. Prima di tutto guardate che cosa è successo negli ultimi 10 anni. Io vi ho detto guardate il grafico nei primi 10 anni, guardiamo nella seconda parte del grafico. Vedete che adesso la linea rossa sta crescendo più rapidamente della linea blu. Cioè i costi di produzione in Germania stanno crescendo più rapidamente che da noi. Perché? Perché in Germania c'è piena occupazione. I sindacati sono forti in questo momento in Germania, riescono a spuntare più aumenti salariali più forti, e questo ci sta aiutando a recuperare competitività. Infatti le nostre esportazioni anche negli ultimi anni sono andate un po' meglio, però il divario è ancora molto ampio, era di 30 punti percentuali, vi ho detto, adesso si è ridotto a 20 punti percentuali, ma è ancora grande. Allora come facciamo a ridurre i nostri costi di produzione senza tagliare i salari? Perché ovviamente uno dice, ah, tagli i salari, beh, questo non è una cosa molto piacevole. Come facciamo? E qui entrano in ballo i primi 6 peccati capitali del libro e anche un po' di altre cose di cui ho parlato nei miei libri precedenti. Prendiamo la burocrazia e torniamo a quei 31 miliardi di costi per le imprese piccole e medie per compilare moduli. L'imprenditore tedesco non ha costi così elevati perché lì c'è una burocrazia snella, ci sono meno moduli da compilare. Allora, se noi riformiamo la burocrazia, facciamo un taglio drastico, ma non una cosa magica, una cosa proprio fondamentale, e riusciamo a ridurre i costi di produzione delle imprese italiane, e questo le rende più competitive. Poi vi ho detto, la burocrazia è qualcosa che induce l'imprenditore a investire di meno, è troppo complicato costruire una nuova impresa, aprire una nuova impresa, costruire un capannone nuovo, devo attendere troppo, allora investo di meno, vado a investire da qualche altra parte. Allora, se noi riduciamo la burocrazia diventa più facile anche investire in Italia. E se c'è più investimento in Italia, la produttività del lavoro aumenta. Cioè io in una giornata di lavoro non produco 2 biciclette, ma ne produco 5, perché ho a disposizione delle macchine migliori. E a questo punto, se io produco 5 biciclette a parità di salario, quindi senza, a parità di salario giornaliero, quindi senza nessun taglio, il costo del lavoro per bicicletta si riduce, perché produco più biciclette. Ecco, tutte le cose che portano a maggior investimento riducono il costo del lavoro per unità di prodotto, ci rendono più competitivi. Se noi abbiamo parlato della burocrazia, è soltanto un esempio, passiamo a un altro peccato, l'evasione fiscale. Se io riesco a ridurre l'evasione fiscale, con quei soldi io posso tagliare le aliquote di tassazione per le imprese, e le imprese hanno un minore tassazione sui profitti, c'è una migliore tassazione del lavoro. Lo stesso lo posso fare anche se io riesco a risparmiare, questo riguarda i libri precedenti, il mio lavoro precedente, se io riesco a sprecare meno soldi pubblici, con quelle risorse io taglio le tasse. E tagliando le tasse divento più competitivo, il costo del lavoro, il lavoro italiano che è tassato più del lavoro tedesco, diventa più competitivo se io riesco a tagliare le tasse, però io devo finanziare questo con dei risparmi di spesa, perché altrimenti lo finanzio in deficit, non è credibile, poi magari spieghiamo anche perché. La corruzione scoraggia l'investimento. Lo stesso la lunghezza dei processi. Se io li rendo più veloci, diventa più facile investire in Italia, e tutto quello che fa investire più in Italia ci serve a risolvere questo problema, a recuperare produttività, competitività e a crescere di più. Ecco, queste sono le cose che io dico nel mio libro dovremmo fare, e se li facciamo riusciremo a crescere più rapidamente in Italia pur rimanendo nell'euro.
sono cose facili da fare. No, non sono cose facili da fare, altrimenti le avremmo già fatte. È più facile promettere di fare cose con la spesa pubblica e far crescere l'Italia di più spendendo soldi pubblici, cosa che secondo me per l'Italia non funziona, perché noi abbiamo già un debito pubblico molto elevato e se cerchiamo di spendere di più soldi pubblici prendendoli a prestito, cioè in deficit, e succede quello che è successo negli ultimi mesi. Lo spread va su, e allora l'economia, se lo spread va su, cioè i tassi di interesse vanno su, questo diventa, frena l'economia. E non si riesce a trovare questa soluzione. La soluzione invece è fare queste riforme che ci consentiranno di guadagnare competitività, il produttore di biciclette riesce a vendere più biciclette su mercati internazionali e quindi a crescere di più, poi il suo reddito, suo e quello di chi lavora per l'impresa di biciclette, crescono più rapidamente. Concludo con un pensiero che vuole essere positivo, perché vi ho parlato tanto dei problemi che ha l'economia italiana, e lo faccio citando una frase che è stata scritta 100 anni fa da Piero Gobetti. Come non bastano le antiche glorie a darci la grandezza presente, così non bastano i presenti difetti a toglierci la grandezza futura se sappiamo volere, se vogliamo sinceramente rinnovarci. 1918, esattamente un secolo fa, poi le cose non sono andate molto bene dopo il 1918, però questa è un'altra questione. Ecco, come non bastano le antiche glorie, noi abbiamo senz'altro antiche glorie, siamo ancora un'economia grande rispetto, siamo ancora parte dei G7, però insomma abbiamo qualche difficoltà, la grandezza presente forse non è così grande come alcuni dicono, non dovremmo neanche starci nei G7, dei principali paesi avanzati. Però questo non bastano neanche i presenti difetti, cioè i peccati capitali di cui ho parlato in libro, toglierci la grandezza futura se vogliamo volere, se vogliamo sinceramente innovarci. Quindi alla fine dipende da noi, quindi rimbocchiamoci le maniche e superiamo i problemi. Grazie. Vorrei farle io una prima domanda, così diamo modo anche agli organizzatori di predisporre, non so se c'è un microfono volante o... Ecco. E la domanda è questa, prima lei diceva, ma dottor Cottarelli, tutte le cose che lei ha detto sono giuste, ma dobbiamo recuperare competitività e quindi... Ecco, un'altra obiezione potrebbe essere, ma dottor Cottarelli, tutte le cose che lei ha detto sono giuste, ma il popolo vuole diversamente perché ci ha votato. No. Qual è secondo lei, che conosce direi bene entrambi i mondi, il giusto rapporto che è necessario oggi fra tecnici, fra la competenza tecnica e politici? Perché poi credo al di là dei problemi dell'euro, no, una delle altre grandi critiche e obiezioni che si fa alla costruzione europea è quella di essere una costruzione di euroburocrati, no? Come si dice, e di avere dimenticato le istanze della politica. Ma prima di tutto chiariamo un fatto, che una volta sono andato in televisione e c'era Di Maio e Di Martedì De Floris. Io avevo fatto la parte iniziale, l'intervista iniziale, e c'era Di Maio che era collegato. Di Maio dice, ma io ho sentito il dottor Cottarelli, lui fa un discorso da tecnico, io come politico devo anche avere un cuore. Non si chiede al tecnico di avere cuore, però noi politici abbiamo cuore. Allora, chiariamo una cosa, avere cuore, cioè per esempio dire noi vogliamo aiutare chi ha bisogno, ma non c'è niente che impedisca di fare questo, compreso nelle regole europee. Noi abbiamo bisogno di sostenere qualcuno che è in difficoltà, dobbiamo spendere più, dobbiamo aumentare la spesa pubblica, però allora dobbiamo accettare di aumentare le tasse. Cioè se noi dobbiamo, se davvero vogliamo dire che abbiamo un cuore, allora dobbiamo essere disposti a pagare un prezzo per i soldi che servono per sostenere chi ha bisogno. Questo è un primo punto che volevo fare. Avere un cuore va benissimo, vuol dire avere compassione, pensare a chi ha bisogno, allora se siamo davvero responsabili dobbiamo appunto rinunciare noi a qualcosa pagando più tasse. L'inganno è quello di dire noi supponiamo che vogliamo aiutare questa metà della sala, e che cosa faccio? Tasso l'altra metà della sala? No, perché a voi non piace essere tassati, no? Allora cosa faccio? Io
prendo i soldi a prestito da voi, poi ve li darò, quando li prendo a prestito. E qual è il problema? È una soluzione permanente, no, perché un giorno questi magari li vogliono avere indietro i soldi. E nel momento in cui li vogliono avere indietro i soldi, io non ce li ho. Cosa faccio? Non do più il sostegno a chi, taglio la spesa a chi aveva, a chi aveva un sostegno temporaneo? Quindi se no, non funziona, poi per questo ci sono le crisi, perché poi a un certo punto chi ha dato soldi e prestito allo Stato e li vuole avere indietro, lo Stato non ce li ha. A meno di fare tagli drastici, improvvisi alla spesa. Allora, se noi vogliamo aiutare questa parte, dobbiamo tassare questo qui. Oppure ridurre l'evasione fiscale. Oppure evitare alcuni sprechi nella spesa pubblica. Lo Stato dà anche soldi a chi non ne ha davvero bisogno. Quindi è fondamentale distinguere il concetto di avere i conti pubblici in ordine dall'idea di voler aiutare chi ha bisogno. Se i conti pubblici non sono in ordine, prima o poi questa cosa si paga, e lo si paga con una crisi che tipo quella del 2011, la crisi in cui lo spread è andato a 600, quasi 600, il PIL è crollato. E a questo punto chi ci va di mezzo in una crisi? I poveri, chi finisce disoccupato. Quindi se a noi interessa davvero proteggere chi è in difficoltà, dobbiamo evitare appunto che vada in difficoltà anche avendo conti pubblici in ordine. Se vogliamo sostenere finanziariamente chi è più debole, allora dobbiamo essere disposti a pagarlo con più tasse, oppure riducendo l'evasione fiscale, oppure riducendo gli sprechi nella spesa pubblica. Un ruolo del tecnico rispetto al politico, ecco, io non credo che il tecnico sia uno che non ha cuore, il politico è quello generoso, no, non credo proprio. Però io credo che il ruolo del tecnico sia quello di dare consigli, e le decisioni devono essere prese però dai politici, perché non c'è niente di più politico. Io ho fatto anche il commissario per la revisione della spesa, non c'è niente di più politico della spesa pubblica. Questo me lo disse Gordon Brown quando io lavoravo sull'Inghilterra, cancelliere dello scacchiere per un po' di anni e poi primo ministro. Non c'è niente di più politico della spesa pubblica. Mi disse: guerre civili sono state combattute sulla potere, sulla tassazione, sulla spesa pubblica, quindi le scelte le devono prendere i politici. Allora, cosa però può fare il povero tecnico? Può però fare un'opera di divulgazione, che è quella che io sto facendo da quando sono tornato in Italia 13 mesi fa. Sono tornato in Italia e da allora faccio il predicatore televisivo. Cerco di chiarire il più possibile le cose come stanno, perché i politici poi leggono le persone, e le persone devono avere a disposizione informazioni valide e non purtroppo quelle cose che circolano sul web, le cose di fake news. Io non mi piace usare il termine, le bufale, io le chiamo, le bufale che circolano sul web, che sono messe in giro proprio per campagne di quelle che io chiamo di propaganda o di disinformazione. Quindi io vedo il ruolo del tecnico in questo momento come questo, un ruolo di cercare in maniera più chiara possibile di spiegare certe cose in un modo anche più pacato possibile, guardando i pro e i contro. Io quando vado in televisione, soprattutto da faccia che parlo a un pubblico ampio, cerco di guardare il punto di vista anche del governo, dell'opposizione e così via. E credo che questo sia il ruolo del tecnico, fare il predicatore. Allora, mi raccomando, la regola aurea di tutti i dibattiti: le domande sono fatte di solito da un soggetto, un verbo, un complemento oggetto e un punto di domanda. Il resto sono prediche, ma il predicatore, abbiamo capito, ce l'abbiamo già per su. La ringrazio dell'intervento, anche se devo dire mi aspettavo qualcosa di più in termini di soluzioni. I sette peccati capitali devono trovare delle soluzioni. E lei poi mi ha fatto il discorso del tecnico e del politico, lo capisco, però anche dal tecnico io avrei bisogno di soluzioni tecniche precise, ad esempio l'evasione fiscale. E lei mi dovrebbe dire: come faccio io a far diminuire l'evasione fiscale, non in Italia, a Cittadella? Bene. No, nella mia famiglia anche qualche volta,
Grazie. Io ho cercato in tutti i modi di pagare con la fattura il giardiniere, non ci sono riuscito. Allora, come l'ho detto, io stasera non parlavo delle soluzioni per motivi di tempo, però nel libro si parlano delle soluzioni. Nel caso dell'evasione fiscale in particolare, dobbiamo prima di tutto, cioè bisogna sempre, quando si parla di soluzioni, bisogna andare a vedere perché c'è un problema. Allora, uno dei motivi purtroppo, un problema strutturale per cui da noi è più difficile combattere l'evasione è che noi abbiamo molti più lavoratori autonomi che negli altri paesi. Cioè un lavoratore autonomo americano, queste sono stime ufficiali, evade circa il 57% del proprio reddito, un italiano intorno al 66%, quindi di più, ma non molto di più. Però è vero che noi abbiamo una struttura economica con tantissimi lavoratori autonomi e tantissime piccole e micro imprese. Quindi tutto quello, da questo punto di vista, tutto quello che serve, che induce le imprese a crescere di più, a compresa la riduzione della burocrazia, contribuisce a questa cosa. Altra cosa, bisogna evitare di fare errori che sono stati commessi nel passato. Condoni fiscali. Io sono 30 anni che combatto contro i condoni fiscali. I condoni premiano chi ha evaso. Quindi smettiamo di fare condoni fiscali, col tempo questo aiuta. Uso degli strumenti di pagamento elettronici rispetto al cartaceo. Qui trionfa il cartaceo. Il governo Renzi ha aumentato il tetto all'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro. Secondo me è stato un errore. Adesso si parla di eliminare il tetto all'uso del contante. Anche questa non è una buona idea. Si sta invece introducendo la fatturazione elettronica, che se fatta bene, adesso vediamo, se fatta bene può essere molto importante. Temo che ci sarà un periodo di aggiustamento, perché secondo me hanno introdotto la fatturazione elettronica in pratica sovrapponendola al sistema che esiste, senza cambiare altre procedure che andavano bene col cartaceo, ma che con la procedura elettronica diventano più difficili da gestire. Faccio un esempio: i ristoranti credo ci sia l'obbligo con la fatturazione elettronica, anche c'era anche prima, di mandare le fatture il giorno stesso. Allora, per un ristorante che chiude alle 11 di sera, mandare le fatturazioni, le fatture entro un'ora può essere difficile. Prima le si mandava anche il giorno dopo, ma insomma era meno importante, perché comunque col cartaceo non si riusciva a beccare il ritardo di un giorno, di qualche ora. Con la fatturazione elettronica sorge questo problema, diventa più difficile rispettare il vincolo. Allora, questi aggiustamenti che si potevano fare? E si possono fare. Io credo sia necessario avere un po' di pazienza, perché lo spostamento verso la fatturazione elettronica è una delle cose che effettivamente può servire. Ci sono altre cose che sono usate da altri paesi, per esempio la possibilità di dedurre le spese per... questo è un classico. Lì però il mio insegnante mi ha fatto una nota in proposito, perché è molto controversa. Cioè, la questione è vero, io se posso dedurre chiedo la fattura, però si può dimostrare che è sempre possibile mettersi d'accordo su un prezzo che è sufficientemente basso per rendere comunque conveniente evadere le tasse. Però in alcuni casi questo ha funzionato. È un caso di cui ho saputo molto recentemente andando alla televisione di Fazio, è la Svezia, me l'ha detto Filippa, cioè lì sono rimasto, devo dire, Filippa Lagerfeld. E mi ha detto che in Svezia effettivamente hanno introdotto questo sistema, e questo effettivamente ha aiutato a ridurre l'evasione, e in conseguenza di questa conversazione che ho visto con Filippo abbiamo emendato una nota che avevamo fatto in cui si parlava degli Stati Uniti. A volte si dice che negli Stati Uniti si può dedurre tutto, no, non è vero. Portogallo, che ha avuto un'esperienza incerta, e la Svezia però ha funzionato. Quindi anche cose di questo genere potrebbero funzionare. Poi si può andare avanti. Posso introdurre? E possiamo dire che operazioni come quelle che sono state fatte sulle ristrutturazioni, risparmio energetico, altre cose, hanno aiutato in questo senso l'economia e anche l'emersione dell'evasione? Ma le uguali operazioni, quelle... deduzioni, detrazioni... Ma insomma, ha aiutato l'evasione fiscale o ha aiutato l'economia? Ha aiutato l'economia sì, nel senso che quella è un'azione espansiva, questa non c'è dubbio.
lì non c'è una chiara evidenza che questo abbia funzionato, anche perché pensateci in questi termini: se io evado, magari mi consento di dedurre e io a questo punto pago, però c'è gente che comunque pagava prima, e se gli consenti di dedurre comunque lo Stato perde soldi, quindi c'è anche questa considerazione. Quindi non è evidentissimo che lo Stato riesca a incassare di più con questa operazione. In Svezia sembrerebbe che ci sia riuscita, però questi sono diversi da tanti punti di vista. Un'altra domanda? Eccola lì. Buonasera. Buonasera. Lei, professor Cottarelli, è stato commissario per la Spending Review. E volevo chiederle cosa ne è uscito da questa sua esperienza. Che vantaggi ne abbiamo ottenuto, o se ha ottenuto dei risultati? Ma qualche risultato c'è stato, però non molto. Sono due riforme. La più grossa riforma che è stata fatta sul mio suggerimento è stata quella degli acquisti della pubblica amministrazione. Cioè, la pubblica amministrazione sta comprando un po' più all'ingrosso di quanto faceva prima. Comprare di grosso si risparmia. Però la cosa sta procedendo, sono state create 30 centrali di acquisto regionali che appunto aggregano gli acquisti. Però la riforma sta procedendo troppo lentamente e quindi i risparmi saranno stati dell'ordine di 1-2 miliardi, quindi non cifre enormi rispetto al totale della spesa pubblica che sono 780 miliardi a parte di 770 miliardi a parte di interessi. Comunque qualcosa lì si è fatto, c'è l'impalcatura per poter andare più rapidamente, e la famosa storia della siringa che deve costare uguale in Calabria e in Veneto, ecco. Questo un po' si è fatto, ma manca informazioni, e ancora non si sa se effettivamente si compra il prezzo lo stesso in tutte le parti d'Italia, cose di questo genere. Però lì si è cominciato. L'altra cosa che si è fatto è la riforma delle municipalizzate. Però anche lì le cose sono andate ancora più lentamente. Poi adesso c'è un articolo, un comma nella legge di bilancio che fondamentalmente consente di rinviare di 3 anni l'entrata in vigore della riforma. Poi si sono fatte un po' di cose. Io ho proposto un taglio abbastanza consistente agli alti dirigenti pubblici, ai dirigenti pubblici anche fino al primo grado. L'unica cosa che ha fatto è si è messo il tetto di 240.000 euro, che però prendeva tipo una trentina di persone. Qui e là si è fatto qualcosa, alcune cose sono state fatte, poi sono state riformate, insomma alla fine i risultati sono stati molto limitati, perché è fondamentalmente un problema politico. Io ho avuto problemi con la burocrazia e i burocrati, però con sufficiente volontà politica si superano queste cose, ma alla fine è stato pure detto queste cose non le posso fare perché ci sono le elezioni, cioè questo, e in Italia c'è sempre un'elezione, quindi quello è il vero motivo. Da quella parte. Senta, io vorrei parlare del sesto peccato capitale, cioè il sud. Secondo lei, visto che i peccati li ha considerati nell'intero paese, se li avesse concentrati nel sud Italia, che tipo di risultato avrebbero dato? Prima cosa. Seconda cosa, questo divario è destinato ad aumentare sempre, cioè non avremo più speranza di recuperare il sud Italia? E infine, il reddito di cittadinanza riuscirà, è nella direzione giusta, aiuterà il sud a ripartire? No. Allora, 3 domande, adesso me le ricordo tutte. Già dall'ultima, reddito di cittadinanza, che cos'è? È un reddito minimo garantito, il che vuol dire che come minimo si garantisce di avere un certo livello di reddito a tutti. Questo, un reddito minimo garantito esiste in tutti i paesi d'Europa, però in Italia, come è stato proposto, poi vedremo come sarà realizzato, ma come era stato proposto originariamente, cioè 800 euro, sarebbe molto generoso rispetto agli altri paesi. Cioè il rapporto tra il reddito minimo garantito
di 800 euro e il reddito medio pro capite italiano, sarebbe il più alto di tutta Europa e quindi sarebbe molto generoso. Sarebbe anche generoso in termini di facilità di perdere il diritto al reddito di cittadinanza, perché si è detto appunto uno può rigettare due offerte di lavoro e non perdere il reddito di cittadinanza, soltanto alla terza. In altri paesi non c'è questa possibilità, c'è un'offerta di lavoro, se tu la rifiuti perdi il reddito, oppure puoi rifiutarla una volta, non due volte. E non è soltanto questo, qui c'è anche il fatto che puoi rifiutare un lavoro che sta per esempio a 80 km di distanza da casa tua e non perdi niente. E quindi cioè, una volta la gente si faceva 1000 km per trovare un lavoro, quindi è molto generoso, questo è il primo problema. Costa tanti soldi, adesso vedremo come sarà realizzato. Come si pongono questi peccati, altra domanda, rispetto al sud del paese? Quasi tutti sono peggio al sud che nel resto dell'Italia, cioè l'evasione fiscale è più alta al sud, la corruzione, gli indici di corruzione sembrerebbero peggiori al sud. La lentezza della macchina burocratica è peggiore al sud, la giustizia civile è più lenta al sud, io sto parlando di media ovviamente, poi ci sono differenze anche grosse all'interno del nord e all'interno del sud, però in media la giustizia civile funziona più lentamente al sud. Persino il crollo demografico è un problema, perché una volta il sud era la fonte di il tasso di fertilità alla fine degli anni 60. Adesso la media nazionale era 2,5, credo che il sud fosse 2,8 e il nord fosse intorno a 2, qualcosa di questo genere. Il crollo è stato più forte al sud e adesso il numero di figli per donna è più basso al sud che nel resto del paese. Quindi vedete lì il problema, il che vuol dire che cosa possiamo fare, durerà per sempre, questa è la sua terza domanda, come facciamo a risolvere il problema? Allora lì ci vorrebbero dei trattati, io ho scritto un capitolo di 18 pagine su questo problema, però e mi sono limitato a tre cose. Uno è il sistema educativo nel sud, le scuole, bisogna investire per far funzionare meglio le scuole nel sud, perché è da lì che bisogna ripartire, dai giovani. Una cosa interessante che vi ho fatto vedere quel grafico dice che al momento dell'unità d'Italia il reddito del sud era più o meno uguale a quello del nord, ma già all'epoca c'era un divario in termini di alfabetizzazione, il sud era meno alfabetizzato del nord, ecco forse questa differenza è rimasta nel tempo, allora bisogna investire perché le scuole del sud funzionino come quelle del resto del paese, anzi come quelle delle migliori regioni del resto del paese. E non è così. E se per l'università i giovani si spostano dal sud, vanno a studiare al nord, all'università del nord, e se una scuola elementare, media superiore rimane dove è nato. Quindi questo è un problema molto serio. Altro problema molto serio è la pubblica amministrazione, questo l'ho detto, bisogna fare in modo che la pubblica amministrazione, gli uffici di un paese che è una nazione unitaria, devono funzionare in modo uguale, che anche lì bisognerebbe investire, fare in modo che la giustizia, per esempio, al sud funzioni come nel resto del paese. E infine l'ultima cosa che direi sarebbe da fare, questa però è meno politicamente corretta, è quella di avere una maggiore differenziazione salariale tra il sud e il resto del paese. Sapete che c'erano le gabbie salariali negli anni 50 e 60, nessuno dice che bisogna tornare alle gabbie salariali perché non hanno senso. Se c'è un'impresa molto produttiva nel sud, perché dovrebbe pagare i salari più bassi soltanto perché è al sud? Però bisognerebbe decentrare maggiormente la contrattazione in maniera tale che le condizioni salariali in una certa parte, in una certa impresa, riflettono meglio le condizioni di produttività di quell'impresa e magari anche il costo della vita, perché il costo della vita al sud è più alto, è più basso di quello del nord del paese. Che fra l'altro mi fa pensare, ricordare che ho dimenticato una cosa da dire sul reddito di cittadinanza, che un altro problema è che un reddito minimo garantito di 780 euro a Milano è una cosa ben diversa di 800 euro in un piccolo paese della Calabria, e qui anche lì si creano delle grosse disparità. Infatti questi sistemi di reddito minimo garantito in altri paesi sono gestiti spesso dalle municipalità, dagli enti, dai comuni, dagli enti locali, proprio perché possono adeguare meglio le condizioni locali, compreso del costo della vita.
c'era una domanda lì. Buonasera dottor Cottarelli, più che una domanda tecnica volevo fare una domanda personale, me ne scuso, alla quale io mi sono dato una risposta, però volevo sapere se era coincidente con la sua. Ho letto da qualche parte che qualche componente, non so se uno o più del governo, è contrario alla sua frequentazione abbastanza assidua in televisione. Ora, di fronte alla necessità di garantire la maggior conoscenza possibile, no? Impedire a uno che dice che 3 più 4 fa 7 e che se una persona fa un debito alla fine prima o poi bisogna restituirlo, non so quale sia il motivo per cui uno è contrario. Grazie. Grazie. Beh, dunque, ci sono state critiche su due livelli. Uno è semplicemente dire, soprattutto quello si è sviluppato dopo che mi è stato chiesto di fare il Presidente del Consiglio per 4 giorni, lì si è cominciato a dire, ecco, vedete che Cottarelli continua ad andare in televisione perché adesso vuol diventare popolare e vuol fare il nuovo Monti, però più simpatico. Quando io ho raccontato a Monti questa cosa, che Monti mi ha detto, beh, ci vuole poco effettivamente. Allora, quella è una prima critica che è stata fatta, insomma, abbastanza pretestuosa secondo me. Cioè, il punto fondamentale è che io ho cominciato ad andare spesso in televisione fin dall'inizio, anche prima di fine maggio, semplicemente perché fa parte del mio lavoro, fa fare quello del predicatore televisivo. Poi piace o non piace. Poi l'altra critica che è stata fatta invece più recente è il fatto che vado alla trasmissione di Fazio. Questa è quella che è venuta fuori più di recente per due motivi. Primo perché Fazio è visto come schierato, eccetera, e poi perché io andavo lì senza contraddittorio, e terzo perché si diceva la trasmissione di Fazio paga 6.500 euro. Spieghiamo, andiamo passo per passo. Vado lì senza contraddittorio, questo è vero, e proprio per questo io cerco di essere molto più bilanciato di quello che sono in altre trasmissioni, cioè una versione e un'altra versione. Il vantaggio della trasmissione di Fazio è che posso fare un ragionamento, cioè un po' più lungo, perché quando vado in altre trasmissioni in cui dopo 40 secondi ti parte l'applauso, che vuol dire smettere di parlare, è un po' difficile fare un ragionamento. Comunque da Fazio ci andrò fino a Natale, perché dopo Natale ci andrò probabilmente, anche se non è certo, una volta al mese, perché con la trasmissione di Fazio, Fazio c'ha l'esclusiva, vuole l'esclusiva, per questo paga, il che vuol dire che non posso andare in altre trasmissioni. Avevo su 3 mesi soltanto 3 eccezioni, che sono andato sempre da Floris, la trasmissione di martedì, perché Floris mi aveva trattato bene l'anno prima, allora mi sentivo un po' in debito. Però dopo Natale ricomincerò ad andare in tutte le altre trasmissioni, allora si lamenteranno perché vado troppo spesso, adesso ricominceranno con la prima critica. Su quello del compenso, io mi sono fatto di fare la cosa più giusta di questo mondo, mi è stato proposto di essere pagato e io ho detto no, non voglio essere pagato, questi soldi dati all'università, alla Cattolica, per pagare gli assegni delle persone che lavorano per l'Osservatorio sui Conti Pubblici, perché io andando in televisione utilizzo le risorse dell'Osservatorio. Se mi serve una nota perché so che in una certa settimana si parla di un certo argomento, io me la faccio fare dai miei ragazzi, quindi è giusto. Mi sembra, quindi io non metto in tasca niente. Questi soldi non vengono, ma comunque sono soldi che vengono da un ente pubblico, dalla RAI, come può lei che ha fatto il commissario per la revisione della spesa? Questi soldi non vengono dalla RAI, perché la RAI compra dalla società di produzione della trasmissione il programma a un prezzo fisso. Quindi, e io l'ho pure scritto, se non fossi andato, se la trasmissione che produce il programma, che è di proprietà del 50% di Fazio, non avesse pagato niente, il risultato sarebbe stato più profitti per Fazio e meno assegnisti universitari. Quando io ho scritto questa cosa, dopo le prime ondate di critiche, c'è stato Sallusti, del direttore giornale, che ha scritto un trafiletto e ha detto: dottor Cottarelli, se è così e non ho motivi per dubitarne, allora lei doveva farsi pagare di più. Invece altri sono andati avanti a ripetere la stessa cosa, è una cosa piuttosto ridicola, però mai uno ci deve fare il callo a questi attacchi, eccetera.
Mi permetto io un'altra domanda e poi diamo la parola qui. Abbiamo parlato di costi della corruzione, della burocrazia, di evasione fiscale, eccetera, eccetera. Ecco, al netto di tutto questo, il capitolo sprechi, visto che lei la spesa pubblica l'ha sezionata, diciamo, con attenzione, al netto anche dell'aspetto politico che ricordava prima di gestione di un bilancio pubblico, ci sono degli esempi macroscopici di spreco, di incrostazioni che magari non hanno più ragione d'essere, che potevano averlo una volta, su cui si potrebbe intervenire ragionevolmente senza dover poi dire no, questa è una questione politica? Faccio prima dire le cose che non si dovrebbero tagliare piuttosto che quelle che secondo me poi in quasi tutte le aree ci sono ancora problemi. Io ho fatto raccomandazioni in tutte le aree di risparmi potenziali in tutte le aree tranne nella pubblica istruzione e nella cultura e gli investimenti pubblici, perché io mi sono occupato soprattutto di spesa in corrente, non investimenti. Però la pubblica istruzione è un'area in cui certamente noi non spendiamo troppo. Nel resto più o meno ci sono delle cose, però alcune sono un po' di risparmi da fare un po' dappertutto. Alcune cose sono facili, altre sono molto difficili politicamente. Io ho fatto raccomandazioni un po' in tutte le aree, lo metto anche nell'area delle pensioni, perché con un totale di spesa per pensioni di 270 miliardi su un totale di spesa al netto degli interessi di 770 miliardi, non provare a fare qualcosa anche sulle pensioni al di sopra di una certa soglia, diciamo chiamarlo le pensioni d'oro, io mi sono sentito nel dovere di fare anche di toccare anche quella, e poi un po' dappertutto, soltanto che alcune di queste riforme sono cose che possono fare immediatamente, altre richiedono tempo. Se io per esempio arrivo alla conclusione di dire che non serve avere una prefettura in ogni provincia d'Italia, ma si potrebbe, cioè come esisteva nel XIX secolo, una prefettura per provincia, adesso forse con i metodi di comunicazione moderni forse non c'è più bisogno, però questo richiede tempo. E poi molte di queste riforme comportano posti la domanda che cosa faccio col personale in esubero. E io nella mia spending review, revisione della spesa, avevo fatto una cosa che nessuno aveva mai fatto, avevo detto: volete fare questi risparmi, queste causano esuberi di 85.000 persone. E lì si sono spaventati, cioè 85.000 persone rispetto al totale dipendenti pubblici, cioè 3.200.000, percentuale bassa, però 85.000 persone è un bel numero. E allora dice, ma cosa facciamo? Proprio questo non se ne parla, anzi dovremmo aumentare l'occupazione pubblica, poi chi la paga con le tasse, si paga con le tasse. Io quando faccio questa raccomandazione mi pongo sempre un problema, non è che vogliamo licenziare da un giorno all'altro 85.000 persone, ma allora ci vogliono delle soluzioni un po' creative, io ci ho provato anche, non ha funzionato, io ci ho provato, che cosa, soluzioni creative, io ho cominciato a dire, fatto questo me l'ha suggerito un sindacato, cominciamo a fare un elenco delle cose che lo Stato compra dal di fuori della pubblica amministrazione, ma che invece potrebbe produrre all'interno della pubblica amministrazione. Quindi se io ho degli esuberi, allora riesco a riassorbirli e non licenzio nessuno, per cui spendo lo stesso in termini di stipendi pubblici, però compro meno dall'esterno e ci risparmio. Esempio, vi do sempre qualche esempio. L'esempio migliore ce l'ho avuto quando sono andato, nell'inizio del 2014, al Tribunale di Milano, dove i servizi di sicurezza le fanno le guardie giurate, comprate, cioè un servizio privato, guardie giurate, non poliziotti. Allora, se io riesco a risparmiare un po' di poliziotti, perché invece di guidare l'auto blu del Ministero degli Interni, riesco a risparmiare un po' di persone, li mando a fare le guardie giurate al Tribunale di Milano, io non devo licenziare nessuno, ho risolto il problema e risparmio soldi, perché infatti i servizi di sicurezza di Tribunale di Milano non è che funzionava, poi nel 2015 è stato poi quello che si è introdotto, ha cominciato a sparare, ecco, cose di questo genere. Allora io ho detto, facciamo un censimento di queste cose per tutta la pubblica amministrazione, e hanno messo nel decreto legge 90 del 2014, primo decreto di riforma della pubblica amministrazione, un provvedimento che era volto a fare questa cosa,
ma l'hanno scritto in una maniera così assurda che neanche io poi, quando alla fine me l'hanno fatto vedere, capivo che cosa c'era scritto, perché questo riguarda appunto i rapporti con la burocrazia. Io facevo i suggerimenti, questi scrivevano, ma non è che mi dicevano prima di mandare la legge in Parlamento, dottor Cotelli la può guardare per vedere se era quello, no, io scoprivo queste cose dopo, perché alla fine è meglio che me ne vado. Insomma, riassumendo, si possono fare tante cose, non sono complicate, però volendo, con volontà politica e superando anche le difficoltà della burocrazia, si riescono a fare, si dovrebbero riuscire a fare. Buonasera, domanda semplicissima. Perché a livello economico noi ci rapportiamo sempre con la Germania? Esempio Brexit o altre cose? Beh, insomma, non è che ci importiamo, cioè il confronto che... Il confronto a cui sono partito non è con la Germania, è con la media dei paesi dell'area dell'euro. Sempre la Germania, anche perché, cioè, noi 20 anni fa avevamo quasi lo stesso reddito pro capite della Germania, e beh, abbiamo perso terreno con la Germania. Alla fine noi dobbiamo confrontarci con i grandi paesi europei, Germania, Francia, e nell'area dell'euro sono Germania, Francia, Spagna. Spagna è un po' più piccola di noi. Noi abbiamo perso terreno in confronto di tutti questi. Tra l'altro anche nelle esportazioni, vi ho detto, c'è un problema di esportazioni. Le nostre esportazioni, il tasso di crescita medio delle esportazioni italiane negli ultimi 20 anni è stato del 2,5%. In Francia è stato il 3%, in Spagna 3,5%, in Germania 5,2%. Questo intendo dire, i confronti vanno fatti con tutti, soltanto che purtroppo noi, la nostra performance non è stata buona, non soltanto nei confronti della Germania, ma anche nei confronti di altri paesi. Gli altri paesi che hanno avuto, c'è un altro paese che ha avuto questo stesso problema di zero crescita per 20 anni, la Grecia. In parte anche il Portogallo, però il Portogallo poi adesso sta recuperando più rapidamente. Questi sono. No, insomma. In fondo. Buonasera. Una semplice domanda. Il federalismo può contribuire a risolvere in parte questi problemi o comunque migliorare la performance? Oppure no? Ma secondo me sì, alla fine credo che un po' più di decentramento sarebbe utile, senza esagerare, però è un principio generale della finanza pubblica che se si delocalizza, cioè si assegnano più responsabilità di spesa e di tassazione a livello locale, il sistema dovrebbe funzionare meglio, perché il cittadino vede più direttamente gli effetti della sua spesa pubblica. Vuoi servizi pubblici migliori, paghi un po' di più. Se centralizzi tutto, paghi più tasse qui, però poi i benefici li prende qualcun altro. Questo è un motivo per decentrare, è un principio riconosciuto della finanza, pubblica, di fare un decentramento. Ci sono dei limiti, i limiti sono quelli appunto, prima di tutto ci sono economie di scala a fare le cose in grande e farle accentrate, e poi ci sono quei limiti di solidarietà, che questo è un valore politico, in che misura vogliamo essere solidali oppure meno. Però se mi si chiede a me, io credo che ci vorrebbe un più decentramento di quello che c'è adesso, nella spesa e anche nella tassazione, nella possibilità di tassazione. Io volevo chiedere cosa ne pensa del paradosso della burocrazia, perché tutti si lamentano, delle soluzioni vengono anche proposte, però poi non vengono messe in pratica. Parlo per esempio di tutte le leggi di semplificazione, tutta la riforma Madia ha posto delle basi che però poi trovano scarsa applicazione nella pubblica amministrazione, ma anche noi cittadini non chiediamo, non rivendichiamo i diritti che avremo. E anche tutto il discorso della digitalizzazione, dell'introduzione dell'informatica nella pubblica amministrazione, che potrebbe essere un buono strumento sia verso la burocrazia sia anche verso la corruzione, ma in questi giorni si parla di flop di Italia digitale. Come mai questi sistemi non funzionano in Italia? Ma dunque, sulla questione della burocrazia, perché se ne si fa poca... perché non si è riusciti a fare di più. Anche la riforma Madia alla fine l'hanno fatta i burocrati, cioè quelli che hanno scritto la riforma Madia sono tipicamente i capi
dell'ufficio legislativo, del consigliere di Stato, tutto questo gruppo di persone che secondo me sono, non dico geneticamente, ma comunque come mentalità sono incapaci di riformare la burocrazia. Perché per loro eliminare una norma è un qualcosa che sono, gli dà un po' fastidio. Allora io infatti ho detto più volte che, e l'ho detto anche da Fazio questo, con un certo successo di pubblico, ho detto che secondo me la burocrazia, la riforma, l'unico modo per riformare la burocrazia è chiedere a 10, 20, 30 imprenditori o persone anche, di per una settimana chiudersi in una stanza e far loro l'elenco delle cose che dovrebbero essere eliminate, le cose che li danneggiano maggiormente nella vita d'impresa. E poi non è che si prende per oro colato tutto quello che propongono, perché magari fanno troppi loro interessi, però si parte da lì. E poi si chiama a un certo punto il funzionario, il ministero romano, il capo di gabinetto o il capo dell'ufficio legislativo di un certo ministero e gli si fa tradurre in legge queste proposte. Però intanto che questa persona scrive, gli sta lì con 40 occhi puntati, perché io ho visto certe cose che entravano così in un ufficio legislativo e uscivano così dall'ufficio legislativo. Vi faccio l'esempio, io mi ero occupato anche delle auto blu, dell'eccesso di auto blu, e mi era stato detto di fare proposte e io avevo detto, se una amministrazione pubblica, un ente pubblico, fino a 50 dipendenti, l'auto blu non ce l'ha il presidente, perché è un'organizzazione piccola, perché un presidente di un'organizzazione che ha 50 dipendenti deve avere l'auto blu. Quando il decreto è uscito, leggo, è fino a 50 dipendenti un'auto blu, cioè un'auto blu non si lega a nessuno. Quando io ho chiesto, ma questo per dire che esiste la manina, quando io ho chiesto, ma quando è che l'avete cambiata sta cosa? E mi hanno detto, ah no, ma dopo tre anni non si ricorda bene, è sempre stata così. Allora, siccome io sono formichina, mi ho tenuto tutte le copie precedenti, quindi c'erano ancora le copie fino a luglio di quell'anno e io l'avevo scritto in quel modo, poi è stato cambiato. Insomma, queste qui sono difficoltà che uno ha a interagire con la burocrazia. Sulla digitalizzazione, lì io sono convinto che digitalizzare senza cambiare le procedure non serve, perché il sistema potrà essere digitalizzato, ma se è complicato, è lo stesso, è complicato dare informazioni, bisogna pensare, digitalizzare però cambiare anche le procedure, cioè le riforme di processo che sono importanti quando si digitalizza. Sì, buonasera. Volevo chiederle il suo parere sulla tassazione e sulle transazioni di borsa. Che cosa ne pensa lei di questa cosa? Beh, insomma, se può essere più specifico, il fatto di tassare le transazioni, tipo la financial transaction tax. Sì. Ah. Che sì. Beh, insomma, cosa lì. Allora, premessa è che le transazioni finanziarie, il sistema finanziario è cresciuto troppo secondo me negli ultimi decenni, questo non c'è dubbio, e questo comporta anche rischi elevati, quindi tassare di più il sistema finanziario io sono tendenzialmente favorevole. La questione è semplicemente in che modo tassarlo. Io non sono un esperto di tassazione, però i miei esperti di tassazione, quando ero nel Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario, il Fiscal Affairs Department, mi dicevano che è meglio tassare il risultato delle operazioni, cioè il reddito finanziario, piuttosto che tassare il numero di transazioni che si fanno. Quindi tradizionalmente il mio Dipartimento era contrario a queste financial transaction taxes, però era favorevole a una maggiore tassazione del settore finanziario. Avevamo anche proposto delle specifiche, quando c'è stata la crisi del 2008-2009, due diverse forme di tassazione sulle banche per evitare gli eccessi che avevano causato la crisi. Portiamo il microfono in questa zona, poi lì in fondo, se non sbaglio, esatto, è anche un ragazzo lì, poi credo che andiamo verso la conclusione perché il dottor Contarelli poi ha un viaggetto che lo attende. Buonasera professor Contarelli, la mia è una domanda sia economica sia anche sociale, e
qual è la capacità dell'Italia di guardare e di investire nel futuro e nel lungo termine? Beh, al momento secondo me è abbastanza scarsa, nel senso che si pensa molto al futuro immediato, gli investimenti pubblici sono stati tagliati molto negli ultimi anni, non è che devono tornare, come alcuni dicono, al livello che avevamo 15 anni fa, perché noi avevamo un rapporto tra investimenti pubblici e PIL intorno al 3%, la Germania, tanto per fare il solito confronto alla Germania, aveva un rapporto del 2%. Non è che la Germania avesse delle infrastrutture molto peggiori delle nostre, che noi spendevamo male. Quindi dobbiamo, adesso il livello tra spese di investimenti e PIL l'anno scorso è stato dell'1,8%, che è troppo basso, bisogna aumentare. Però lì la cosa però fondamentale su cui bisogna investire per investire sul futuro è la pubblica istruzione. Perché, fra l'altro, questo, avevamo fatto dei lavori al Fondo Monetario che avevano concluso che la forma di spesa pubblica più collegata alla crescita del lungo periodo è proprio la spesa per la pubblica istruzione. E poi secondo me è anche un principio fondamentale di giustizia sociale quello di avere una pubblica istruzione forte, perché io credo molto nel fatto che ci potranno essere delle differenze nei punti di arrivo, c'è cioè chi è più bravo, chi è meno bravo, non credo sia utopico pensare a un'uguaglianza nei redditi come risultato, ma ci deve essere uguaglianza nei punti di partenza. Allora, per avere uguaglianza nei punti di partenza è necessario avere una pubblica istruzione che funziona bene per tutti e funziona bene in tutte le parti del paese. Quindi quando si parla di investimenti per il futuro, io penso soprattutto a investimenti in pubblica istruzione. Buonasera, signor. Sui lavori pubblici, tra appalti, subappalti e la corruzione, che non ne parliamo, i lavori pubblici in Italia, confrontandoli con un altro paese, la Francia, la Spagna, cosa del genere, qui costano come minimo 3 o 4 volte. È un qualcosa, non so, qualcosa che lei... No, ma lì è un problema in parte di inefficienza, in parte di corruzione, ne parlo nel libro. Per quanto riguarda la corruzione, ecco questa è la domanda, per quanto riguarda la corruzione, lì ci sono due teorie, due storie, due chiese, diciamo. Una che dice che bisogna fare più prevenzione della corruzione, quindi educazione, richiedere a tutti gli enti pubblici di avere un piano anticorruzione e così via. Questa è la scuola che negli ultimi anni aveva prevalso. E poi c'è la corruzione, questa è la scuola di Cantone, la scuola di Gerardo Colombo, Mani Pulite. L'altra scuola è quella della repressione della corruzione, in cui bisogna punire di più. Io credo che ci voglia un po' di tutte e due le cose. Ma lo sa che per esempio c'è il concorso di chi fa i prezzi più bassi, no? Però alla fine praticamente si va, non so, che poi c'è una variazione in corso d'opera, c'è sì, questo certo. Che viene permesso tutto dalle nostre amministrazioni e dico in generale e vengono sempre a costare 5 o 6 volte e personalmente potrei testimoniare. No, certo, non c'è dubbio, in parte bisogna capire se questa è dovuta attività a inefficienza, cioè incapacità. E allora bisogna arrivare a un punto anche di licenziare le persone. Ma è da tanti anni che siamo in queste condizioni. Sì, però insomma, alcune di queste cose sono migliorate, sono citate, sono i numeri nei libri. Prima di Tangentopoli, quello che diceva lei era vero 4-5 volte, adesso non è più così evidente questa cosa. Però io l'ho detto, c'è ancora attività di corruzione, questo non c'è dubbio. Le sta dicendo che appunto uno dei modi di farlo punizioni, insomma, reati sono reati, vengono puniti seriamente. Una delle cose che secondo me io ho criticato molto questo governo, però secondo me il disegno di legge anticorruzione di questo governo che inasprisce le pene, secondo me va bene. Ultima domanda. Buonasera. Dottor Cottarelli, io volevo fare una domanda riguardante il debito pubblico. Vista come è andata l'ultima asta del tesoro, quando i titoli in scadenza scadranno e lo Stato non potrà più finanziare
appunto, visto che nessuno compra più i titoli pubblici, o almeno ovviamente non estremizzando così, ma sono in riduzione, come farà? Oddio, sono le 10:30, se cominciamo a parlare di debito pubblico quest'ora. No, comunque, cercherò di dare un accenno alla risposta. Io credo che più tutto i tassi di interesse adesso sono scesi un pochino rispetto a quelli dove erano 3 settimane fa, perché appunto il governo ha cominciato a dire riduciamo il deficit pubblico, non sarà più 2,4%, cerchiamo un dialogo con l'Europa, sarà 2,04%. Quindi un po' di moderazione adesso c'è. Io penso che nell'immediato riusciamo a scampare il pericolo, quindi il mercato continuerà a comprare titoli di Stato italiani, anche se vorrà comunque avere uno spread che non torna a essere quello che avevamo 6 mesi fa, però andrà avanti a comprarli a un livello dello spread simile a quello attuale, forse aumenterà un pochino, forse scenderà un pochino. Il problema però rimane, perché questa situazione simile a quella del 2011, in cui lo Stato effettivamente ha difficoltà a vendere, potrebbe ricrearsi, secondo me, se c'è uno shock esterno, cioè se per qualche motivo l'economia italiana va in recessione. Una piccola recessione causerebbe enormi conseguenze, perché farebbe aumentare il rapporto tra debito pubblico e PIL. E le crisi avvengono di solito quando il debito rispetto al PIL, cioè alla dimensione dell'economia, non soltanto è alto, ma comincia a crescere. A quel punto lì i mercati vanno fuori di testa e rapidamente lo spread. Quindi dobbiamo augurarci, lo spread aumenta a 500-600 e tutto va in crisi. Quindi dobbiamo augurarci che finché siamo in questa situazione di fragilità e siamo fragili, non ci siano shock, perché noi siamo come una casa un po' fatta casa di vetro, se uno tira un, se piove va bene, la teniamo, se uno tira un sasso la casa si rompe, ecco, siamo fragili. Grazie. Allora il buon Alberto Raimondo mi dice chiudi con un po' di speranza, ma io un aspetto di speranza lo vedo, e speriamo che chi poi ci governa ascolti gli inviti di Cottarelli, se l'Italia saprà davvero investire in istruzione e nel futuro dei giovani, che è un tema credo cruciale. Però per una parola vera di speranza io chiamerei Don Galdino, il nostro vicario foraneo, a chiudere la serata, a darci un suo pensiero e a salutarci. È un invito a sorpresa questo, eh? Stavo pensando, ascoltando. Ma secondo me sei preparato comunque a cavartela, dai. Avrei avuto di peggio. Stavo pensando, finché il dottor Ceccarelli parlava, Cottarelli, alla dottrina sociale cristiana. E quando vado a benedire i capannoni, le fabbriche, i negozi, lascio un messaggio molto semplice. Dico, questa azienda che sto per benedire deve essere commercialmente corretta, finanziariamente sana, socialmente utile. Mi basterebbe questo e la società avrebbe un futuro. E questo è l'augurio che faccio a me, a voi, anche in occasione del Natale.